Costantino della Gherardesca prende le difese di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, come sempre, è uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo, a causa del reality che la vede nel ruolo di conduttrice e autrice, ma al tempo stesso è anche uno dei più amati. È inutile negarlo, a testimoniarlo ci pensano gli ascolti record che ogni giorno regala all'azienda per cui lavora. Costantino della Gherardesca, durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha detto la sua in merito alle recenti polemiche che hanno visto protagonista la bella conduttrice partenopea. Il suo è vero trash e non cattivo gusto, ha dichiarato il presentatore di Pechino Express, mostrando tutto il suo sostegno per Barbara D'Urso, ma non solo. Costantino della Gherardesca si è anche lasciato andare ad alcune critiche verso chi non ha mostrato particolare ammirazione verso la regina del pomeriggio di Canale 5, affermando che chi attacca programmi come Il Grande Fratello lo fa soltanto nella speranza di poter nobilitare i programmi televisivi di cui fanno parte. Anche perché, tra i vari personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno criticato il reality condotto dalla D'Urso, nessuno di loro conduce trasmissioni culturali o degne di premi Nobel. Insomma, ancora una volta, Costantino ha mostrato di non avere peli sulla lingua, difendendo a spada tratta ciò in cui crede. Barbara D'Urso. Costantino lancia una frecciatina ai suoi colleghi. Mentre Barbara D'Urso sta per concludere questa nuova edizione del Grande Fratello, Costantino della Gherardesca sta per dare inizio alle registrazioni del suo storico programma. Secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, Marcello Cirillo e Paola Caruso sarebbero nel cast della nuova edizione di Pechino Express, ma non solo. Tanti sono i personaggi previsti quest'anno. Anche Adriana Volpe, storico volto di Rai 2, sarebbe pronta a partire con lo zaino in spalla all'avventura. Anche se recenti rumors la vedono tra i possibili concorrenti della terza edizione del Grande Fratello VIP. Barbara D'Urso e Costantino della Gherardesca sembrano pronti a darsi il cambio. La bella presentatrice partenopea andrà in vacanza a giugno, mentre lui inizierà le riprese di Pechino Express proprio nel periodo estivo. Ma nonostante ciò, tra un'intervista e un'altra, il conduttore trova il tempo per difendere la sua beniamina trash, così come non si astiene nel lanciare frecciatine ai suoi colleghi. Alcuni utenti del web hanno visto, nelle parole di Costantino, un chiaro riferimento ad Alfonso Signorini, che ha più volte attaccato la conduzione di Barbara a Grande Fratello.